Sì, secondo me è stata una partita bellissima, proprio per questi capovolgimenti di risultati che ci sono stati. Sì, è stata una bellissima partita, giocata bene da ambo le parti. La Fiorentina si è trovata due volte in svantaggio, però ha saputo reagire e mi sembra che meritatamente abbia portato via il risultato di parità. Tutti d'accordo, è stata una splendida partita, davvero combattuta, bella nel primo tempo, gagliarda nella ripresa quando ai valori tecnici si sono sovrapposti quelli agonistici. L'Udinese due volte in vantaggio, la Fiorentina tenacemente protesa al recupero e alla fine è uscito un pareggio che ha rispecchiato i valori in campo ed ha accontentato le due squadre che hanno così confermato la loro serie positiva. L'Udinese è andata in vantaggio dopo due minuti con un perfetto gol di testa di Carnevale che ha sfruttato un magnifico cross dalla destra di Barbadillo. La formazione viola ha accusato il colpo ed ha stentato molto a trovare il filo della partita. I padroni di casa avrebbero potuto raddoppiare. La Fiorentina con il trascorrere dei minuti è cresciuta, ha raggiunto il pareggio con Passarella che di testa ha insaccato un pallone battuto di precisione da Capitan Antognoni su punizione. Girando la dimozione negli ultimi minuti del tempo, rincuorata la Fiorentina poteva addirittura portarsi in vantaggio con un'azione Antognoni-Monelli. Quest'ultimo si vedeva anticipare in tuffo dall'estremo difensore bianconero. Subito dopo Storgato ha portato in vantaggio i friulani sfruttando un corner battuto dalla bandierina dal giovane Casa. Nella ripresa l'Udinese è calata ed è uscita la Fiorentina che si è fatta pericolosa ed è bravo Brini a neutralizzare di pugno un violento tiro battuto su punizione dell'argentino Passarella che un minuto prima al 14° aveva ricevuto in consegna la fascia di capitano essendo uscito Antognoni per far posto al giovane Pellegrini. Al 36° arriva il gol del pareggio per i Gigliati, c'è un'azione di contropiede, la palla arriva a Battistini che tenta una rovesciata in aria, c'è un batti e ribatti e la palla arriva sui piedi di Monelli che insacca sulla destra di Brini. Non ti vedo molto soddisfatto del risultato. Sì, è vero, da una parte sono contento perché ho fatto gol, dall'altra parte no perché abbiamo buttato via una vittoria che mancava solamente 9 minuti, quindi sono un po' amareggiato, ecco. E come hai visto la partita? Questo secondo tempo della Fiorentina... Bello, con grinta, con forza, credo che era una partita aperta per qualsiasi di tutti e due, loro hanno avuto la possibilità sul 2-1 di chiudere la partita, una palla gol, e noi sul 2-2 abbiamo avuto anche una palla gol di Battistini che ha parato molto bene Brini.